Melania Corradini, atleta di punta della nazionale italiana di sci alpino. Melania, noi ci siamo conosciute in Trentino anni fa e quindi da lì ho cominciato a seguirti. Hai fatto carriera, grandi successi e insomma una ragazza bella e carina come te. A quali sacrifici deve sottoporsi per arrivare a tutto questo? Ecco, tagliamo il bello e carino perché sennò tutti sempre dicono che io sono più avvantaggiata solo per quello. No, sicuramente lo sci, devo dire che in questi anni è migliorato tanto, il livello è aumentato e si è visto già da Torino 2006 a Vancouver 2010. Sicuramente so ci sarà ancora un salto di qualità incredibile. Ovvio che devi fare dei sacrifici, io personalmente non ne faccio ancora abbastanza, credo, potrei farne molti di più, sono sincera, però io in questo anno, sfortuna vuole che adesso sia stata ferma un po', però ho cercato di sacrificarmi molto di più, anche se potrei realmente dare di più, spero per l'anno prossimo di riuscire a dare molto di più. Ovvio che lo sci ti porta via tutto l'anno e tutta la giornata, non è come una pallavolo che vai in palestra un'ora e ce l'hai dietro casa. Ovviamente quando vai a sciare sai che mezza giornata già solo per l'allenamento sulle piste lo perdi, quindi è un sacrificio incredibile, però secondo me se ti piace farlo non è più un sacrificio. Quindi insomma a livello di allenamento e di costanza ce ne vuole parecchia? Quindi. Beh sicuramente, io c'è ancora tanto da migliorare, io non, arrivata non sono mai e nello sci credo che come anche in tutti gli altri sport arrivata non sei mai. Quindi devi sempre migliorare, devi sempre cercare di trovare il modo giusto. Ovvio che noi siamo anche un po' svantaggiati perché la neve non è che c'è sempre e la qualità non è sempre delle migliori. Quindi devi andare alla ricerca della neve adatta e soprattutto non hai tanto tempo perché la neve giusta c'è solo d'inverno. Però in questi anni ti alleni anche in autunno, in estate, sei obbligato che a lasciare il mare da una parte e pensare alla montagna costantemente. Ma oltre all'allenamento segui anche una dieta particolare? No. No. Io personalmente, cioè sì, diciamo che cerco di darmi delle regole io. Secondo me, poi io sempre parlo a mio pensiero, lo sciatore non deve essere proprio così attento come un altro sportivo, come può essere un ciclista. Nello sci, diciamo, hai più... dei margini. Sì, esatto, hai margini più ampi. Poi, secondo me, è tutta una questione personale. Una persona si sente di fare quello che noi comunque, non essendo proprio professionisti, quindi diciamo che abbiamo anche un agio in più rispetto agli altri. Però io ho conosciuto anche altri atleti normodotati, sì, così, e diciamo che una dieta particolare non ce l'ha nessuna. Ovvio che devi stare più attento. Un po' più attento. Ma fino ad ora qual è la gara che ti porti nel cuore? Bella, se c'è una gara rispetto ad un'altra. No, ce ne sono tante. Sicuramente per importanza è Vancouver, sicuramente. Forse però mi porta di più nel cuore il giorno prima della mia vittoria della medaglia, che è stata la discesa libera, che sono arrivata quarta per 11 centesimi, che la medaglia in sé, perché la medaglia, cioè diciamo, mi ha fatto piacere assolutamente, certo. non dico di no, però il giorno prima mi ha fatto capire che comunque c'era comunque, anche se era arrivata quarta, era arrivata vicina, ovviamente quel giorno lì c'era rimasto tanto male, perché vedersi sfumare una medaglia per 11 centesimi non è proprio, sì. Sì, non è il massimo, però lì avevo capito che c'era e quindi, e soprattutto vincendo la medaglia il giorno dopo credo di essermi dimostrata di avere magari qualche cosa in più rispetto a quello che pensavo io, perché infatti comunque ho visto che non mi sono arresa in sei andata in poco avanti tempo, sì. Certo, c'è stato lo stimolo e sì, hai ottenuto l'obiettivo. Sì. So che c'è una persona a te molto cara che ti segue da vicino nella carriera sportiva e che insomma fondamentale per te. Beh certo, sicuramente, chiunque, io credo che noi da soli non siamo nessuno, cioè noi abbiamo sempre bisogno di qualche aiuto, che sia esterno, che sia interno alla nostra vita, cioè nel senso che sia un amico, che sia un familiare. Io sono fortunata perché ho mia mamma sempre vicino, sì, e quindi la ringrazio ogni giorno, ovvio che lei mi dice. Poi sempre. È una persona determinata, sì, insomma. Beh, io credo che senza di lei, cioè senza tutta la mia famiglia in generale, però senza di lei, se io che mio fratello di sport ne avremmo fatti pochi, quindi
se facciamo sport dobbiamo... Mi ha sempre aiutato e stimolato. Sì, sì, anche tuttora, cioè io se vado avanti, non vado avanti per lei, però lei ogni giorno rompe sì un po' le scatole, sì. però comunque mi dà quella la determinazione in più per continuare. Forse lei è più determinata ancora di me. Ma può darsi. Quello sì, sicuramente. Sì, sì. L'importante è che ti serve da questo punto di vista, quindi va bene. Ma ti ricordi che cosa hai provato quando hai fatto la tua prima gara di sci? La mia prima gara a livello normale, cioè perché io ho cominciato a fare gare prima. Sì, quello sì, da piccola. A livello... No, a livello professionistico, esatto, sì. Beh, io ero abbastanza preoccupata perché la prima gara che ho fatto è stata un Super G. Era una Coppa Europa, era il 2003, eravamo in Austria e io non avevo mai provato gli sci da Super G. E quindi era un po' tutto... Non sapevo, era nuova tra il resto, non avevo mai gareggiato con loro. E quindi non sapevo a che livello andavo incontro, no? Fortunatamente era andata bene, ero arrivata terza e quindi da lì è stato un susseguirsi di, cioè comunque di podi. E comunque sono stata felice. Ovvio che le gare più importanti sono arrivate dopo e forse me ne sono resa conto anche di quello che facevo più andando avanti. Certo. Però è stata comunque una bella esperienza. Vabbè, ci credo. Senti, allora, dici che passi tanto tempo a allenarti, quindi però so che anche sei, piace divertirti, sei giovane, io ripeto, bella e carina, anche se tu dici che te lo sei tolto prima, quindi poi posso chiederti, fidanzato, qualcuno in circolazione, no? Non no? C'è nessuno! Non c'è nessuno, giusto perché non hai tempo, perché ti devi allenare. No, diciamo che sì, in questo periodo preferisco allenarmi, diciamo, poi vediamo come va, non si sa mai... Cioè io attualmente diciamo che sto bene così e mi va bene. C'è tempo sì, per esatto. quello più avanti. Se magari rimarrò zitella allora verrò a farvi un appello. Non credo. Se mai non troverò nessuno verrò a farvi un appello pubblicamente. Ti aiuteremo. Esatto. Visto che avete tanti telespettatori. Esatto, ecco, quindi possono dare userò, una mano. Userò il vostro Quindi metodo. Il prossimo obiettivo diciamo che... Provi la pista di Sochi per l'anno prossimo, giusto? Sì, beh, io ho avuto un infortunio quest'anno che mi ha tenuto 2 mesi lontano dalle piste. Più ne avevo avuto un altro prima ottobre che mi aveva tenuto 20 giorni. Ovvio che adesso mi hanno dato proprio la notizia da poco che posso rientrare a sciare. Io voglio riuscire a provare le piste di Sochi perché comunque è un test molto importante per l'anno magari prossimo. Magari anche per vedere la neve. Esatto, com'è. Soprattutto per vedere la pista, conoscere bene la pista, la neve e tutto, cioè il contesto. Quindi il mio obiettivo principale sarebbe quello di arrivare a Sochi e provare le piste di Sochi. Ovviamente la settimana prima ci sono i mondiali, quindi perché non provare anche lì? Esatto. Poi io veramente... mi aspetto sì qualcosa, nel senso che ci spererei ovviamente, certo. Però so che io non posso dare il 100% rispetto alle mie avversarie. Cercherò di dare il mio 100% che sarà in quel momento. Certo. Beh, allora un grande in bocca al lupo e noi ti seguiremo sicuramente, d'accordo? Grazie. Melania. Certo.